Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come registrare con MSI Afterburner. Veramente splendido, veramente un programma strepitoso. Però c'è un piccolo problemino. Sì, c'è un piccolo problemino. Allora, per chi vuole registrare con MSI Afterburner, si deve scaricare MSI Afterburner. Una volta avviato, mi raccomando, regolate le vostre ventole, se no si sentiranno nei video. Sì, è così. Quindi regolate al meglio la vostra velocità e la temperatura della GPU. Quindi ragazzi, andiamo su. Cattura immagine, cattura video. Allora, innanzitutto, ho seguito una guida. E ho visto che mi laggava. Allora, con il primo step andiamo ad avviare un gioco. Io adesso vado ad avviare Minecraft. Quindi sì, accedere al gioco. Facciamo un attimo un test per farvi capire un po' come va la registrazione, come si sente, come si vede. Ecco, come potete vedere in alto a sinistra, quelle sono le temperature e la percentuale, le prestazioni dei nostri componenti. Quindi giocatore singolo, gioca nel mondo selezionato. Allora, ecco cosa facciamo. Io adesso vediamo un'altra opzione, grafica, shaders, vado a mettere la mia shaders personalizzata, fatto, chiudi tutto, e andiamo via da qui. Perfetto, ok, allora. Ora proviamo a fare una breve registrazione con AMSAI Afterburner e vedere un po' a quanto scendiamo di FPS, di frame e di temperature. Vediamo un attimo. Se saliamo, scendiamo, vediamo un attimo. Allora, F8. Ah, giusto. Facciamo ok, la partita e F11. F8, ok, sto registrando. Non ci posso credere. Ok, allora, si è frizzato sui 60 fps e sto camminando. Sì, speriamo che il video. Sì, perfetto, vedo che sta andando molto bene. 58, 59. Ok, possiamo fermarci e vedere un po' come è venuto il video. Quindi F8, F11, esci, impostazioni come sempre, cattura video. Andiamo sulla cartella, non è neanche una cartella, dove abbiamo salvato i nostri video, a playtest. Ok, quindi questo PC, eccolo qua, perfetto. Vediamo un po' com'è venuto. 60 fps, non ci posso credere, è venuto molto molto bene. Ok, perfetto, la qualità è ottima. Signori, sì, è ottima, veramente molto molto buona. È confermato, ragazzi. Questo non sono, no, questo è il setting giusto per registrare qualsiasi gioco. Quindi chiudi e adesso me le salvo. Ok, salva, perfetto. Ok ragazzi, allora, per non far laggare i vostri giochi mentre state registrando, ecco che cosa dovete fare. Copiate queste impostazioni che vedete sullo schermo, quindi con Capture Mode 3D Application, formato video, compressore MJPG, formato contenitore, audio, video, interlib, quindi
Sì. E poi la qualità conta veramente, conta moltissimo, quindi 100% di qualità, e con la dimensione del frame dipende dal vostro monitor, quindi dipende anche dal vostro schermo, dal gioco. Io ho messo 16 noni 1080p, fotogrammi 60 fps, io ho impostato così, limite frame 60 fps, ho messo 60 fps. E nella cartella video invece comunque sì, nella cartella video invece impostate la vostra cartella, quindi la vostra destinazione dove salvare i vostri video. Quindi spero che abbiate capito, perché il video è venuto un amore, bellissimo. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Il video finisce qui. Sì, lo so, il video finisce qui. Se vi interessa avere questo genere di schermo, gli effetti che si muovono, andate a guardare il mio video come scaricare Wallpaper Engine. Quindi, grazie a tutti, lascia like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!